allora vogliamo iniziare la nostra presentazione innanzitutto partendo dal presupposto che attraverso questa attività abbiamo, ovvero attraverso lo studio, attraverso l'analisi dello sviluppo di Porto Marghera e del nucleo urbano di Mestre e Marghera, abbiamo innanzitutto appreso un metodo che non riguarda solamente il contesto urbanistico, ma un metodo che possiamo definire interdisciplinare. L'obiettivo di tale progetto è appunto lo studio preliminare in visione di una futura rigenerazione urbana di Porto Marghera e partendo da ciò abbiamo deciso di suddividere il nostro lavoro per nuclei tematici. Il primo dei nuclei tematici consiste appunto nell'analisi interpretativa della formazione e dello sviluppo di Porto Marghera, di Mestre e Marghera, mentre il secondo consiste nel sopralluogo effettuato a Porto Marghera nel corso dell'ottobre scorso, mentre gli ultimi nuclei tematici riguardano il nucleo di Mestre, l'insediamento di Marghera e le criticità e le opportunità di Porto Marghera. Iniziamo la nostra presentazione facendovi subito vedere i nostri riferimenti bibliografici che consistono nell'articolo di Zanone e Barizza e nell'articolo del 2009 del COSES. Appunto, questo è il nostro obiettivo, l'obiettivo di tale progetto, e siamo partiti subito con l'analisi interpretativa della formazione e dello sviluppo. Questa analisi interpretativa consiste nell'individuazione degli elementi morfogenetici, sia naturali che artificiali, e quindi degli elementi che riguardano la morfogenesi, che è quel processo che porta alla formazione, allo sviluppo di una determinata forma. Questo processo è avvenuto attraverso l'analisi dei rilievi IGM, i rilievi dell'Istituto Geografico Militare, che c'erano stati forniti all'inizio dell'attività. Di questi rilievi ne abbiamo scelti solamente 6, in quanto ritenevamo essere i più significativi e importanti affinché potessimo ottenere uno studio completo dell'intero sviluppo. Il primo rilievo considerato è quello del 1886, dove possiamo osservare che il nucleo urbano di Mestre abbia iniziato a svilupparsi attorno Piazza Ferretto, attorno e lungo le vie Torre Belfredo e Palazzo. Inoltre, da questo rilievo notiamo subito la presenza di numerose barene, che in seguito saranno destinate a sparire per lasciare posto al futuro porto commerciale. Il secondo rilievo analizzato risale invece al 1910, dove possiamo osservare che il nuovo porto commerciale stia cominciando ad assumere una forma, e questo grazie alla creazione del canale Vittorio Emanuele, che sarà in seguito nominato Canale Nord, e grazie alla creazione dei magazzini generali e di un efficiente braccio ferroviario. Abbiamo deciso di riportare anche il piano di ingrandimento di Cocchini, in quanto possiamo osservare la forma che stava cominciando ad assumere. Il terzo rilievo che abbiamo considerato risale al 1927, dove appunto osserviamo che lo sviluppo, l'espansione del nucleo urbano di Mestre sia variato, ovvero infatti adesso viene lungo l'asse di Via Piave. Inoltre osserviamo che attraverso la creazione di canali e banchine si sia avviata la formazione del nuovo assetto industriale. Le industrie insediate si riguardano soprattutto quelle metallurgiche, quelle del vetro, dell'alluminio, dei cristalli e di impianti per l'installazione del carbon fossile. Queste industrie diedero lavoro a ben 6.200 addetti. E inoltre nel progetto di Coencali del 1922 osserviamo il fatto che il nucleo urbano di Marghera sia dotato di un efficiente piano regolatore, al contrario invece di quello di Mestre. E infatti anche dal rilievo analizzato notiamo come abbia avuto inizio la realizzazione del nucleo urbano di Marghera. Il rilievo invece risalente al 1940 osserviamo come l'espansione di Mestre sia nuovamente cambiata. Infatti, oltre ad avvenire lungo la precedente via Cappuccina, la precedente via Piave, avviene anche lungo via Cappuccina, Corso del Popolo e sempre seguendo il corso del Canal Salso lungo via Bissa.
E quindi questo tipo di sviluppo lo possiamo definire come uno sviluppo a pettine. Inoltre osserviamo l'espansione del polo industriale grazie soprattutto alla creazione del nuovo Ponte della Libertà che ha collegato appunto Venezia con la terraferma. Abbiamo riportato anche delle immagini riguardo appunto viste aeree e riguardo il polo industriale per far vedere concretamente lo sviluppo. Inoltre, da questa foto aerea osserviamo proprio la differenza tra il piano regolatore di Marghera e quello di Mestre, tra la precisione dell'uno e al contrario quella di Mestre, appunto. Questa slide l'abbiamo intitolata La Grande Venezia per diversi motivi. Il primo consiste nel fatto consiste nell'espansione sia del polo industriale che degli insediamenti urbani. La seconda per la creazione del canale dei Petroli e per le grandi arterie di circonvallazione, e l'ultimo motivo riguarda invece l'insediamento del complesso della Montecatini Edison, abbreviato Montedison, attivo soprattutto nei settori della chimica, della petrolchimica e della metallurgia. In seguito abbiamo riportato anche due piani regolatori, quello del 1964 e del 1965, in quanto possiamo osservare che uno sviluppo del polo industriale in funzione di una futura terza zona industriale. Abbiamo sempre riportato foto storiche che documentano la crescita del polo industriale e il fatto che questo diede lavoro a ben 35.000 dipendenti negli anni 60. Abbiamo riportato questa foto di Marghera e della zona industriale soprattutto perché possiamo notare la netta separazione tra i due nuclei, determinata soprattutto da Via Fratelli Bandiera e Mestre, la divisione di Mestre dal polo industriale da Marghera Città Giardino, determinata dal braccio ferroviario. Gli ultimi due rilievi analizzati risalgono al 1978 e al 1994, dal momento che tra i due non vi era una sostanziale differenza, dal momento che proprio dagli anni 70 cominciò il declino del polo industriale, con una progressiva dismissione dei comparti produttivi e con un arresto dello sviluppo del polo. Il progetto WAI comprendeva un sopralluogo a Porto Marghera che si svolse nell'ottobre del 2015, e così abbiamo potuto capire la situazione attuale di Porto Marghera. Porto Marghera è diventato un SIN, ossia un sito di interesse nazionale che presenta gravi problemi di bonifica e di dimissioni delle grandi imprese. A Porto Marghera rimangono molti siti di diversa natura, possiamo trovare dalle industrie ancora attive a edifici dismessi, a cisterne di combustibili, oppure anche di edifici riconvertiti di recente e di aree rifunzionalizzate come il Parco Tecnologico del Vega. Nell'insediamento di Porto Marghera è presente anche un'area naturalistica protetta dal WWF e di un'estesa rete di infrastrutture viarie. La più ampia concentrazione di edifici dismessi è presente tra Via Fratelli Bandiera e Via dell'Elettricità. La foto riportata qui sotto rappresenta la Torre Amon. Che la Torre Amon era una torre di raffreddamento attiva negli anni 30 e ora è il simbolo di un'opera, di un edificio restaurato e fu restaurato in maniera conservativa anche grazie al contributo del coordinamento interuniversitario Veneto per le nanotecnologie.
In seguito ci siamo occupati del nucleo urbano di Mestre e del processo di sviluppo dell'insediamento, suddividendolo in tre fasi, dal momento che Mestre, da piccolo borgo autonomo con circa 12.000 abitanti all'inizio del Novecento, è passato a un grande quartiere grazie alla formazione del polo industriale, ospitante circa 36.000 abitanti nel corso degli anni 30 e 200.000 abitanti nel corso degli anni 60. La prima fase, che va dalla fine dell'Ottocento fino agli anni 30, è caratterizzata da uno sviluppo incrementale avviatosi lungo l'asse storico viario di Via Cappuccina. Via Cappuccina caratterizzata soprattutto da una tipologia aperta, ovvero dalla tipologia villino, che spazia fino ad arrivare alla una tipologia di tipo popolare. Infatti, nel piano in questo piano di espansione, lungo Via Cappuccina troviamo per esempio le case dei ferrovieri che abbiamo riportato. La seconda fase invece, che parte dagli anni 30, è caratterizzata soprattutto dal piano rosso, che è orientato a una maggiore densità, a una maggiore densità abitativa. E questa maggiore densità abitativa, questi edifici erano orientati soprattutto lungo le direttrici, tra le quali il Corso del Popolo, e soprattutto lungo il bordo lagunare. Infatti abbiamo anche la creazione del quartiere popolare San Marco. Inoltre questo periodo è caratterizzato dalla realizzazione della grande viabilità di scorrimento veloce e di estese aree monofunzionali, tra le quali appunto Via Torino. Abbiamo riportato il piano rosso, dove possiamo osservare l'espansione lungo il bordo lagunare e lungo le direttrici, e questa sempre una vista aerea riguardo le direttrici appunto di Mestre. Tuttavia il piano rosso non era l'unico, infatti troviamo anche il piano Torres e Fontanin, che ad ogni modo rappresenta sempre un'espansione lungo il bordo lagunare e le direttrici. Inoltre abbiamo deciso di inserire queste immagini, questa vista aerea di Corso del Popolo, dal momento che questa maggiore densità abitativa era ottenuta anche sfruttando l'altezza degli edifici. La terza fase è quella più recente, riguarda diciamo i giorni nostri, e consiste nella rifunzionalizzazione e che prevede anche la formazione di alcuni parchi ricreativi. Questi parchi sono per esempio Parco San Giuliano e il Bosco di Mestre. Prima di vedere questi parchi però abbiamo deciso di inserire anche un'immagine del piano regolatore di Venezia del 1962, in quanto è uno dei più recenti e meglio comprensibili. Infatti notiamo come i colori freddi, per esempio il viola e l'azzurro, siano stati impiegati per indicare l'area industriale e aree di terminal stradali e assetti ferroviari, mentre i colori caldi, per esempio l'arancio e il rosso, sono stati impiegati per sottolineare le aree residenziali sia intensive che estensive, mentre per quel che riguarda il colore verde è stato adoperato soprattutto per gli edifici di interesse pubblico e i parchi ricreativi. Tra questi abbiamo appunto San Giuliano, che è un esempio di riconversione ambientale e paesaggistico, e in quanto è uno dei più importanti e significativi esempi di riconversione urbana e di bonifica. In seguito abbiamo anche il Bosco di Mestre, che è uno dei più importanti progetti del comune di Mestre, e consiste nel incentivare appunto questa biodiversità attraverso la riformazione dei boschi e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua. Ovviamente notiamo che l'espansione del Bosco di Mestre si divide per aree, e infatti abbiamo anche il Bosco di Carpenedo, il Bosco di Rosellino e così via. Allora, la città di Porto Marghera fu progettata da Pietro Emilio Emmer, che nel 1919 stese il piano regolatore ispirato alla città giardino, o Garden City in inglese, poiché il termine deriva dall'inglese,
utilizzato dall'urbanista Howard. Howard affrontò il problema del sovraffollamento delle città e teorizzò nel XIX secolo la sua idea di città-giardino. Nella sua opera descriveva come le città dovevano essere di dimensioni precise e distribuite in modo organizzato ed equilibrato e da sfruttare al massimo in maniera razionale il territorio. E Porto Marghera appunto nasce sotto questo progetto di città-giardino. In queste foto molto significative, scattate tra il 1924 e il 1925, possiamo notare che Marghera, la città di Marghera, nasce con un progetto già agli inizi. Perché lo capiamo? Perché ancora prima degli edifici ci sono già le strade e hanno una forma geometrica, quindi hanno un progetto sotto. L'area residenziale di Marghera nasce a ridosso dell'area l'area industriale di Marghera e le due zone sono divise da via Fratelli Bandiera. Con lo sviluppo della zona industriale comportò la necessità di molti lavoratori di trasferirsi nei pressi della città di Marghera e questo provocò il bisogno di sviluppare diversi progetti di edilizia popolare come ad esempio il quartiere Città, in modo da favorire l'insediamento di diversi ceti sociali. Fonte di separazione tra Mestre e Marghera è la via ferroviaria, che è un elemento separatore. Allora, Porto Marghera fu oggetto di grandi criticità, ma anche di grandi opportunità. Le rilevanti critiche furono dovute alla presenza di siti inquinanti, dovute agli scarichi nel territorio e riversamenti nel territorio dei prodotti chimici e delle aree degradate e abbandonate, e anche della netta separazione tra l'area di Porto Marghera e le aree adiacenti, e la preclusione di Porto Marghera con il rapporto, cioè, con la laguna. Di opportunità invece abbiamo la presenza di grandi strutture ex industriali storiche che possono essere fonte di riqualificazione e la possibilità di connettere con l'infrastruttura verde il Parco di San Giuliano, con l'area del Forte Storico, con l'area della prima zona industriale e anche la presenza di una buona accessibilità dell'area viaria, ferroviaria e marittima. Tra gli interventi di riqualificazione abbiamo per esempio, come abbiamo trovato appunto nell'articolo del COSES del 2009, quattro lotti che fanno parte di uno schema direttore. Il primo di questi consiste appunto, che è già una realtà operativa, consiste in 70.000 metri quadrati di edifici, parcheggi e servizi dedicati soprattutto a diversi settori, tra i quali le nanotecnologie, i beni culturali, le biotecnologie, le formazioni e i servizi. Gli edifici che costituiscono questo primo lotto sono per esempio il Music City Mall, il Cineus e il Libra. Il secondo progetto invece comprende circa 40.000 metri quadrati di spazi innovativi e biosostenibili destinati ad ospitare laboratori e servizi e soprattutto un settore terziario avanzato. Inoltre il progetto prevede un ampio spazio verde e dal momento che
sviluppandosi nella parte terminale del canale Brentella, si configurerebbe come una sorta di collegamento immediato e naturale con la laguna. Il terzo progetto consiste nella costruzione di in un complesso ambizioso e prestigioso di nuove costruzioni, mentre il quarto progetto consiste nella riconversione dell'ex deposito carbonifero Cargo System in un complesso direzionale, commerciale e produttivo. Di questi quattro lotti, solo il primo è stato ultimato e gli altri, diciamo, che sono in corso di progettazione. Ovviamente prima vi deve essere la bonifica. Tuttavia, la riqualificazione, la rivalorizzazione non deve avvenire solamente nella terraferma, ma anche per quel che riguarda il fronte acqueo, ovvero la zona delle banchine, che sono da rivalorizzare e da connettere con insediamenti di terraferma. Molte città europee, tra le quali Marsiglia, Barcellona, Valencia, ma anche italiane come Napoli, Civitavecchia e Genova, hanno assunto la valorizzazione dei propri waterfront come fattore determinante per modificare il proprio modello di sviluppo. Inoltre, tutti noi conosciamo Via Fratelli Bandiera come una zona di degrado. Tuttavia, già a partire dal 1996 erano stati avanzati dei progetti per quel che riguarda la sua rivalorizzazione e la sua rifunzionalizzazione, e il progetto che abbiamo qui riportato infatti riguarda la rivalorizzazione della fascia compresa tra Via Fratelli Bandiera e Via dell'Elettricità. Allora, l'ultima diapositiva l'abbiamo evidenziata con un cerchio invece che con un quadrato, poiché in questa diapositiva andremo a parlare non più di un nucleo tematico, ma del metodo che abbiamo seguito per affrontare l'analisi interpretativa del territorio. Ossia, abbiamo studiato le diverse forme insediative e abbiamo appreso che ci sono diversi fattori che influenzano l'insediamento di una città. Una città si forma dipendentemente dai fattori generativi. Essi possono essere di natura naturale, come i fiumi, i rilievi, le coste, i bordi lagunari, oppure di natura artificiale, come abbiamo visto nelle slide precedenti, come la ferrovia o le strade. Come abbiamo visto in qualche... il progetto è finito, l'esposizione è finita, scusate.